Allora, nuovo video, questa volta acquisti, praticamente lo shopping per il viaggio, per cui vi faccio vedere cosa ho comprato per il viaggio. Tra una settimana parto, per cui volevo farvi vedere quello che ho comprato e quello che ovviamente metterò in valigia. Comunque, iniziamo perché sono tantissime cose. E in poche parole ho svaligiato Tigotà per la prima volta. Questa è la mia prima volta che ho acquistato da Tigotà e siccome la prima volta l'ho svaligiata, ho praticamente comprato tutto quello che c'era nel negozio, che adesso vi faccio vedere. Questo cappello ovviamente cade, per cui di sicuro non so se tenerlo. Vediamo. Comunque, vi faccio vedere tre cose che ho comprato dai cinesi velocemente, perché se no poi mi dimentico di farvi vedere. Allora, per prima cosa ho comprato questo cappellino che voi non vedete tutto nello schermo, ma questo cappellino che è troppo bello di Natale. Questo l'ho pagato 2,90 € dai cinesi, è troppo bello, ho voluto prenderlo. Non ho resistito, proprio questo è il cappello che ovviamente è troppo largo e non è che mi va perché è troppo largo, comunque vabbè. Poi ho preso sempre dai cinesi questo che è spettacolare. Appena io l'ho messo su, che l'ho fatto vedere a mia mamma e mio padre hanno fatto una faccia come per dire, cioè proprio sono rimasti così come per dire, ma che cavolo stai facendo? Io gli faccio e faccio Babbo Natale e porto i regali. Cioè, adesso per farvi capire, questo cioè faccio Babbo Natale, adesso mi rendo ridicola, ma mamma mia, è troppo bello, cioè guardate con la barba, sembro Babbo Natale. Infatti gliel'ho fatto vedere i miei, l'ho indossato proprio così, ci sono rimasti come per dire. Questo l'ho pagato 3,90 € e questo 2,90, per cui comunque, leviamo via il cappello perché mi cade e non riesco a metterlo. Ce n'ho un altro normale, ma evito, lasciamo perdere. Poi, sempre dei cinesi per il viaggio, che mi si è rotto lo zaino, e allora per portarlo a mano, ho preso questo zaino dai cinesi fatto così, verde e nero. Praticamente ha tante tasche, l'ho pagato 13,90 € dei cinesi. Vediamo quanto mi dura, se per caso mi trovo bene e dura tanto ve lo dirò. Comunque ve lo faccio vedere velocemente. C'ha la tasca davanti che si apre, ce n'è una qua che è bella spaziosa, un'altra qua e un'altra qua. Praticamente è grande e è spazioso e basta. Sì, ha quattro tasche praticamente. Ed è così, è bellissimo. Poi 13 euro, cioè è ottimo come prezzo. L'ho scelto verde e nero perché mi piaceva di più. Invece c'era blu, nero, se no arancione e nero, per farvi capire. Comunque questo qua è per il viaggio e lo userò per il viaggio. Poi fatemi sapere se volete nel vlog, perché farò l'ultimo video, farò il vlog, dove vi farò vedere cosa metterò in valigia, il mio beauty, eccetera. Fatemelo sapere che ve lo farò vedere nell'ultimo vlog prima che parto. Poi iniziamo da quello, cioè, da un sacchetto enorme, cioè enorme per modo di dire, ma con tante cose. Ora, vi dico quanto ho speso. Lo scontrino è praticamente questo. Ho speso 77,40. Allora, praticamente tutto quello che c'era, che ho preso io, era un po' tutto scontato. I prezzi non me li ricordo, almeno se me li ricordo ve li dico, se no facciamo prima a mettervele qua di fianco, così almeno sapete i prezzi se siete interessati. Perché ora che sto a leggere qua tutta la lista di Babbo Natale, in poche parole,
tutta la lista ci vuole, questo video durerà troppo, già dura troppo perché parlo troppo, per cui iniziamo, andiamo un po' più veloce, anche perché io non ho tempo da perdere, perché tra un'ora devo andare a lavorare, per cui stringiamo, andiamo più veloce. Iniziamo, vi faccio vedere. Allora, per il viaggio, vi dico, perché ci sono anche le cose che non servono per il viaggio, per cui vi dico quale sono per il viaggio e quale no. Allora, per il viaggio il mio ragazzo ha comprato questo perché gli serviva lo spazzolino, non ce l'aveva perché l'aveva buttato, e giustamente ha preso questo qua del Capitano, fatto così, e dentro c'era il dentifricio. Noi, se avete visto l'altro video, ho praticamente la collezione dei dentifrici, quelli piccoli, per cui spero che quando vado al mare li consumerò tutti. Sarà difficile però. Comunque, questo qua, ripeto, i prezzi li vedete sotto, di fianco a me. Ho preso questo per il viaggio. Ripeto, stico. Poi, spugnette per il viaggio, per lavarsi. Ho preso questi perché secondo me sono morbidi e dovrebbero consumarsi di più. Io l'ho preso rosa, invece il mio ragazzo azzurro blu, questi. Poi, ripeto, vado veloce perché non voglio che dura l'eternità il video. Per il viaggio ho preso questo bagno schiuma alla pesca, mai provato, ho sentito l'odore, mi sono innamorata, c'era anche il cocco, però ho detto vabbè. Poi costava anche di meno e ho voluto prenderlo, se non sbaglio era in promozione. Comunque ho preso questo qua alla pesca di 500 ml, il bagno schiuma, e ha un odore top, cioè buonissimo. Infatti se lo aprite, sa di pesca, cioè una cosa... Però vi farò sapere. E, ovviamente nel vlog del mare vi farò sapere. Comunque questo qua molto bello, è inutile che sto lì a leggere perché sennò sto video dura troppo. Poi ho preso, anzi non sapevo che il Tigotà aveva i campioncini, cioè questi, io li chiamo campioncini ma non sono proprio campioncini, praticamente sono tutte queste cose qua, questi prodotti piccolini a 30 ml, anche a 50 ml, che vanno benissimo per il viaggio. Questo non lo sapevo, infatti quando ho visto tutto, cioè ho visto così tanti prodotti piccolini così, ho detto no, devo prenderli tutti. Infatti l'ho presi tutti, che adesso vi farò vedere. Ho preso i deodoranti, allora uno lo Zanzero, uno la Nivea e uno Neutro Robets. Questi, ovviamente, allora questo qui, 48 ore, Zenzero, vabbè, il prezzo ve lo metto di fianco. Invece questo qui della Nivea, 48 ore, sempre spray, questo è da 35 ml, invece l'altro è da 50 ml. Poi... sempre campioncino, balsamo capelli al cocco. Madonna, anche questo è spettacolare. Chissà sui capelli che odore lascia di cocco. Anche questo da 100 ml. Cioè, è top. Questo vabbè, ve lo farò sapere. Poi, sempre per i capelli, questo mini maschera capelli della Testa Nera Gliss. Ripara danneggia, capelli secchi danneggiati, boh, io lo provo, questo da 20 ml, fatto così. Poi, questo sempre per i capelli, lo shampoo, mi ispirava e ho voluto prenderlo, da 100 ml, con 5 azioni, ripara, danneggia, eccetera, è praticamente questo. Ok, poi sempre per i capelli lo shampoo della Gliss, capelli secchi e danneggiati, ho voluto prendere pure questo da 50 ml.
Poi ho preso le salviettine struccanti, però questi qua non credo che li porto, porterò quegli altri, adesso vedo. 20 salviettine struccanti, pelle delicate. Olio di mandorla, non lo so, io l'ho presi per provarli comunque. Questi qua. Poi vediamo cosa c'è. Ah, ok, le salviettine che ne ho presi 3, mi sembra. Scusate, ma ora spero che non mi cade tutto. Allora, 3 salviettine della Nivea. Queste qui sono piccoline. Uno lo metterò in borsa perché non si sa mai nelle emergenze. E gli altri due li metterò. Mamma mia. Li metterò dentro la valigia. Questi qua sono 25. No, 7 salviettine. 7 salviettine della Nivea che rimuovono anche il waterproof. Pelle normale miste. Questi qui mi sono trovata bene. Ho anche quello grande, per cui c'erano solo queste. Ho preso queste qua, che sono 3 paia. Poi vabbè, sono 7. Io le finisco subito. Sempre delle salviettine alla ole vera. Queste qui. Queste sono salviette dedicate, struccanti viso e occhi. 25 pezzi. Adesso mi cade tutto. Comunque questo. Poi questo non l'ho preso da Tigotà, però l'ho pagato 1,45 euro. A cagare, cade tutto. Allora, copri water, sono 10 pezzi dentro. Allora, siccome a me non mi piace andare nei posti dove ci sono i bagni, io di più le userei per l'aeroporto, perché non si sa mai. A me non mi piace sedermi nei bagni dove è sporco o altre cose, per cui diciamo che preferisco usare questi. Questo qua mi ricordo che è 1,45 euro, l'ho pagato, ma al Bennett l'ho preso. Poi il mio ragazzo ha preso questo qua della Garnier, che è praticamente un gel. Adesso, se riesco a farvelo vedere, questo qua è da 75 ml. E boh, vi farò sapere, per i maschi ovviamente. Qui c'era forte 02, boh, non lo so. Comunque l'ho preso quello. Poi mi sono presa la spazzola, perché quella che ho non è eccellente. Questa l'ho pagata 4 euro, se non sbaglio, 4 euro e qualcosa. Non è il massimo, ma la uso per il viaggio. Io le spazzole piccole che si chiudono non mi piacciono, preferisco avere queste qua. È fatta così. Poi, guardate che c'è un altro shampoo, doccia shampoo al cocco. Questo qui, appena ho sentito l'odore ero impazzita. Questo, che buonissimo, troppo buono. Questo qua da 100 ml. Poi il mio ragazzo ha preso il dopo barba l'azione della Nivea, 100 ml. Fatto così. Adesso c'è casino, ovviamente. Poi faccio vedere questi. Allora, tutte le cose che avete visto sono praticamente tutte per il viaggio. Adesso vi farò vedere quelle non per il viaggio. Invece, sempre per il viaggio, ho preso la matita grigia della Rimmel London, quella nera del waterproof, che è fatta, sì, vabbè, è fatta così, col pennellino. Ovviamente, aspettate che vi faccio vedere chi ha fatto così. Spero che non ho preso il test. Spero di no, perché non si sono neanche... Vabbè.
Poi ne ho preso un'altra. Allora, le matite costavano 7 euro qualcosa, infatti erano, però erano in promozione. Anche questa qua l'ho presa grigia. Mi piaceva, volevo prenderla grigia con i brillantini, sempre fatta così. Poi ho preso sempre la mini maschera della Gliss Seta Fluida, che è questo a 20 ml. Praticamente le volevo provare tutte. Poi il mascara waterproof della Rimmel, che ovviamente è 8 ml, 100%, lo volevo provare. Allora, questo allo scovolino così. In poche parole. Ovviamente le userò per il mare. Poi il correttore della L'Oréal Paris. Allora, ciao, vabbè, avete capito. 11 ml, dovrebbe essere il mio colore perché l'ho provato sulla mano, però non sono sicura, ma spero di sì. Fatto così. Boh, vediamo. Così. Siccome l'ho quasi finiti, ho dovuto comprarlo. Ne ho preso uno perché volevo provare a vedere questo. E questi qua sono stati gli acquisti per il viaggio. Invece, quelli che non sono per il viaggio sono questi due Deo Spray Ambiente. Allora, uno l'ho preso Flower Power 300 ml, erano in promozione e se non sbaglio costavano 88 centesimi, se non mi sbaglio. Ho preso uno così e uno all'arancia, boh, frizzante, sempre lo stesso prezzo. Mi è andata via pure la voce, ma vabbè. E per finire, le ultime due cose. Meno male perché 18 minuti. Mamma mia. Allora, le ultime cose della Garnier. Queste le volevo provare. Erano in promozione, se non sbaglio, a 1,99 euro. Se non mi sbaglio. Però vabbè, ve lo metterò sotto qua il prezzo. Ah, ma una è la maschera, non l'ho neanche vista. Allora, queste sono tipo pack della Garnier anti fatica, boh, questi qua che li volevo provare, per cui li proverò, vi farò sapere, ma non li porto al mare. E sempre della Garnier questa maschera occhi, che pensavo che erano pack, non che era maschera, vabbè. Comunque questa qua, che non c'entra niente con l'acquisto del mare, però ovviamente ho voluto prendere anche qualcosina per la casa che non serviva niente per, in poche parole. Comunque, detto questo, questo video giuro è durato fin troppo perché troppi acquisti. Sono gli ultimi acquisti che ho fatto nel 2019, per cui nel 2020 ci saranno quelli nuovi, ovviamente, perché questo è l'ultimo video che vedete sugli acquisti. Detto questo, spero che queste cose vi siano piaciute. Fatemelo sapere i prodotti che avete provato e come vi siete trovati. E niente, lasciate un commentino qua sotto. Ci vediamo al prossimo video che dovrebbe essere un vlog, l'ultimo vlog, mi sembra. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un bel mi piace a questo video. Seguitemi su Instagram perché lì ovviamente faccio tutte le cose che non faccio qua su YouTube. Mi raccomando, seguitemi su Instagram così sapete anche cosa faccio al mare prima che lo vedete sui vlog. E spero che ho detto tutto. C'è anche TikTok, per cui se volete seguirmi su TikTok vi lascio il nome qua. Così mi seguite anche su TikTok. Detto questo, vi saluto perché è già troppo durato questo video. E niente, non so perché. Vabbè,
non riesco più a parlare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!